Andrea, storia di borsa, altro punto centrale dell'interesse dei nostri telespettatori, cercare di capire a livello fondamentale quali sono le società che poi possono dare maggiori spunti operativi anche sui mercati a partire da dati, da numeri che sono evidentemente a disposizione di tutti, ma che magari non tutti hanno la possibilità di analizzare. Io chiedo sempre ai nostri telespettatori di segnalarci quali sono le società che più interessano e ho già una lista decisamente ben fornita, ma oggi ho pescato il Amplifon, quindi a livello fondamentale e poi a livello più operativo. Ti posso chiedere come vedi appunto la società, quindi di conseguenza quali spunti operativi ci possono arrivare? Allora, diciamo che non voglio essere ipocrita, per cui tu mi sottoponi una short list di titoli da analizzare, ne possiamo fare solo uno per ogni blocco del lunedì, e io ti ho chiesto di scegliere Amplifon perché non sono, diciamo, un masochista, però diciamo che sono uno dei pochi in Italia che ammette candidamente quando è vittima della sindrome di Tafazzi, perché quando tu sbagli una previsione in maniera così marcata è giusto che lo ammetta. Però voglio spiegare per una volta perché io avevo preso una cantonata così grande su Amplifon, perché comunque il mercato garantisce un premio, a mio avviso, davvero eccessivo sui fondamentali alla società. Da cosa dobbiamo partire? Dalla capitalizzazione di borsa. Ai prezzi attuali siamo a 7 miliardi e 630 milioni. Come fatturato potremmo anche starci, perché comunque gli ultimi dati disponibili sono ovviamente quelli relativi ai primi 9 mesi del 2020, per cui abbiamo un fatturato poco sopra il miliardo di euro. Peraltro nel 2019 era poco sopra 1,2 miliardi, per cui sono stati persi quasi 200 milioni di fatturato, che non è proprio pochissimo. Che cos'è che, senza far perdere tempo ai telespettatori, mi lascia più perplesso? È l'utile netto, che quest'anno, nei primi 9 mesi, nel 2020, scusami, nei primi 9 mesi, è stato 41 milioni di euro contro i 61 del 2019. Quindi diciamo che ipotizziamo che nell'intero anno Amplifon possa fare tra i 50 e i 60 milioni di euro, ma parliamo appunto di una società che capitalizza già 7,63 miliardi di euro, ma soprattutto ha un debito comunque superiore ai 700 milioni di euro, anzi, se contiamo anche i leasing, andiamo oltre il miliardo di euro. Per cui mi sembra incredibile quanto il mercato attribuisca come valore al titolo, però siccome io ho l'umiltà, oltre che riconoscere quando sbaglio, di assecondare quello che decide il mercato, è un titolo che per esempio detengo in portafoglio della mia newsletter finanziaria. Ovviamente ho uno stop loss. Dovesse andare sotto il minimo del 9 di dicembre, che è 31,98, però per il momento il titolo continua a quantomeno il mercato continua a difendere il titolo, nonostante, come spiegato penso in maniera abbastanza esaustiva, sia piuttosto sopravvalutato a livello di fondamentali. Grazie Andrea, c'è chi scrive onestà professionale di Cartisano, è da ammirare, mi aggancio a questo messaggio per ringraziarti per questi racconti che sono fondamentali, non si può prescindere da quella che è l'analisi fondamentale. Approfitto per ricordare ai nostri telespettatori che se vogliono avere delle informazioni a riguardo di X società possono scriverci, noi cercheremo per quanto ci è possibile di raccontarvi nel bene o nel male qual è la situazione delle diverse società, perché poi è fondamentale sapere appunto l'analisi fondamentale per operare sui mercati. Noi siamo qui anche per questo.